Buongiorno a tutti e benvenuti sul canale. Oggi prepariamo un dolce perfetto per la pasta della donna, sì, per la festa della donna. Quindi un rotolo mimosa e all'interno abbiamo crema chantilly alla vaniglia, pezzetti di fragole, una bagna alla fragola e poi gli immancabili cubetti di pasta biscotto sopra che sembreranno proprio i fiori della mimosa. Vi dico già di iscrivervi al canale se vi va, per sostenermi e per rimanere sempre aggiornati sui contenuti attivando la campanella a fianco, e partiamo. E se andate sul blog trovate anche la ricetta scritta con dosi, ingredienti e procedimento, che così sarà anche più facile avere sotto mano tutto, no? Una volta che svolgete la ricetta. Incidete la bacca di vaniglia, ricordatevi poi che le dosi le trovate tutte sul blog. Mescolate i semi con lo zucchero, versate il latte in un pentolino e poi aggiungete anche la stecca di vaniglia svuotata. Servirà per la crema questo, eh? Poi tuorli d'uovo mescolati con lo zucchero, pizzico di sale e un po' di maizena o amido di mais. Una volta formata una crema, stemperatela con il latte caldo. Versate nuovamente il composto in un pentolino e portate a bollore fino a quando la crema si addenserà. Una volta addensata, versatela in una pirofila e poi copritela con pellicola a contatto per evitare che si formi una crosticina fastidiosa e lasciatela riposare in frigo, proprio raffreddare. Prepariamo una bagna con fragole, zucchero, le fate un po' cuocere per circa 10 minuti e poi frullatele assieme a un goccio d'acqua per formare una salsa piuttosto morbida, e poi questa salsa dovrà essere setacciata per averla un po' più fina, no? Poi prepariamo la pasta biscotto, quindi dividete i tuorli dagli albumi, scorza di limone, bacca di vaniglia anche qua, anche in questo caso ne ho usata mezza, mescolate sempre i semi con lo zucchero, unite lo zucchero aromatizzato negli albumi, pizzico di sale, scorza di limone e cominciate a frullare, a montare per qualche minuto. Potete fare anche questo passaggio con il mixer e non per forza con la planetaria. Nel frattempo potete anche frullare i tuorli d'uovo con una piccola parte di curcuma. Ho utilizzato un cucchiaino raso perché questa curcuma servirà per dare un giallo più intenso alla pasta biscotto, sembrerà proprio più il fiore della mimosa. Mescolate i tuorli con gli albumi, unite l'olio di semi e poi amalgamate anche le polveri, quindi fecola di patate e farina, setacciate dal basso verso l'alto, mi raccomando, per evitare di smontare la massa, e poi distribuite il composto su una leccarda con carta forno. Distribuitelo bene, mi raccomando, e poi cottura in forno 200 gradi in modalità statica per circa 15 minuti. Una volta cotto, sarà molto morbido, lo dovrete sfornare e poi copritelo con un canovaccio per mantenere una buona umidità all'interno. Adesso ripieno, quindi le fragole tagliate a pezzi, semplicissimo. Panna montata per la crema chantilly, perché sarà non una crema pasticcera in questo caso, ma vogliamo fare una crema chantilly un pochino più arricchita, quindi panna montata abbastanza, non troppo però mi raccomando, e poi frullate o comunque ammorbidite la vostra crema pasticcera con l'aiuto di un mixer per averla nuovamente bella liscia. Mescolate parte della panna in modo grossolano con la crema per evitare appunto che la renda più morbida, e poi la seconda parte della panna dovrà essere amalgamata dall'alto verso il basso. Crema chantilly pronta. Adesso sformate dallo stampo la vostra pasta biscotto e formate proprio un rotolo, no? Quindi togliamo un terzo circa della pasta biscotto che servirà per la decorazione finale. Distribuite sulla vostra pasta biscotto la bagna, poi la crema chantilly, scusatemi. Ora le fragole e poi cominciate a chiudere proprio il vostro rotolo. Ricordatevi, ecco, che le fragole devono essere ben pressate all'interno. Fate questo lavoro con delicatezza, mi raccomando, se si rovina un po' non c'è problema perché tanto poi verrà coperto con la crema, e conservatelo in frigo per farlo rassodare per circa 4-5 ore, ma meglio ancora tutta la notte. Fate la stessa cosa con la pasta biscotto rimasta. Poi
Per la decorazione finale bisognerà semplicemente rimuovere l'estremità del rotolo, prendere la pasta biscotto rimasta e tagliarla a cubettini per formare i fiori della mimosa, coprite il rotolo con un po' di crema chantilly che vi sarà rimasta e poi decoratelo come più vi piace. Io ho fatto un po' di fragole e poi con questi cubetti di pasta biscotto per fare proprio i fiori della mimosa. Guardate quanto è bella, guardate che idea, spero che vi piaccia questa idea di rivisitazione della classica torta mimosa, vi assicuro che è molto buona, ho già assaggiato le estremità e sono da leccarsi i baffi. Grazie poi per aver guardato il video fino alla fine, qua trovate altri due video che magari vi possono interessare, ve lo ridico, iscrivetevi al canale, e grazie per il sostegno e poi invece qua... Per andare sul blog e trovare le ricette scritte di tutte queste idee e noi ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ho finito il fiato.